20.000 mi piace e finalmente vi farò l'house tour completo e arrederò casa insieme alla Muzzolone. Bene, eccomi. Eccoci. Ciao, siete pronte? Sì, siamo pronte. Qui ho un bicchiere. Bello. E dentro il bicchiere ci sono 4 biglietti. Sarà una sfida tra voi tre, io sarò semplicemente il conduttore. Ok. Allora, dentro questi 4, no, dentro questo bicchiere ci sono 4 biglietti, come già vi ho detto. In uno c'è scritto quiz, ovvero se pescherete il biglietto quiz, io vi farò un quiz, se sapete rispondere prendete il punto. Ok. Una domanda, su che cosa è quiz? Decido io sul momento. Okay. Poi mi preoccupo. Secondo biglietto è obbligo, quindi per fare il punto dovrete fare un obbligo che il conduttore decide. Anche questo mi preoccupa. Terzo bigliettino, verità scomoda. Dovrete dire una verità scomoda che appunto il conduttore vi porrà una domanda e voi dovrete rispondere. E il quarto bigliettino, che è quello che mi piace di più, penitenza, ovvero in questa sfida per fare il punto vi darò una penitenza da fare e voi dovrete farla. Ma perché possiamo anche passare l'uno? Cioè no. Anche non farla? No, non puoi rinunciare. Ma facciamo che c'è tipo un pass. Uno solo, un bonus, sta un pass. Tu non ci avevi avvisato che il video fosse questo, quindi vero. Noi abbiamo il diritto di dirti sì, di avere un bonus. Già iniziamo. Se i due ragazzi arrivano a 3 punti, poi si farà lo scontro finale. Va bene, ok. Siete pronte? Vai. No. Vai. Allora, chi vuole pescare per prima faccio la conta. Dai, inizio io. Allora facciamo. Vai, inizio io. Sara Polpolo. Lisa, Samara. Volentieri. Prego, chiudi gli occhi. Come chiudi gli occhi? Pesca, apri, fai vedere in cam. No, attenzione. Penitenza, ok. Signori, penitenza. No, scusate un secondo, chi è che la sceglie? Il conduttore. Saretta, voglio vederti fare 10 piegamenti. Ma sei neanche uno lo sa fare. Prova, oh, devi provarci. Provaci. E beh, ti puoi aiutare? Vabbè, va bene. Prendiamo. Accetti? Accetto. Può farne stavo peggio. Vado? Abbiamo la nostra Saretta, scegli tu dove metterti. Secondo voi, ragazze, riuscirà? Sì, no. Però cosa importante? Io voglio il tifo. Vai. Se non riesco. Vai. Con le ginocchia. Sara. Ma subito con le ginocchia, va bene. Cos'è? Aspetta, vabbè. Due. No, da adesso. Vado? No, da adesso. Due. Tre. Uno. 2 3 basta 6 vabbè 6 ma come aspetta. No, basta. Dai, 7 7 come 7 8 ma cosa 10 ma non è vero, ma è una schifezza. 5. Ma poi siete contro di lei, non dovete di far no, per no, lei non è vero. Noi siamo contro di te, Luca. Non so se è quello il problema. Ma io sono il conduttore. Ma chi se ne frega? Andiamo via, dai. No, Maria, io esco. Ma è una schifezza, ma senza devo. Di noi, ciao. Andiamo, Sara. Andiamo, anch'io. Vabbè, dai, punto per Sara. Dai. Okay. Andiamo avanti. No. È il turno di Lisa Lucchetta. Dov'è il bicchiere? Ma, ma porca miseria, ho perso il bicchiere. Mi date il bicchiere? Non so dove. È stato molto geniale, ma non te l'abbiamo nascosto noi. Dai, dov'è il bicchiere? Accendiamo l'aria condizionata. Sto cosa ti avevo detto? Come si accende l'aria? Ancora questa aria, Luca. Cerca il bicchiere. Ah, no. Cerchiamo il bicchiere. Dai. Che schifo, mi hanno rubato il bicchiere. No. Ma no, vabbè, vergognoso. Me l'hanno nascosto sotto il cuscino. Non è vero, Lu, l'hai messo tu sotto il cuscino prima. L'hai nascosto tu? No, l'hanno nascosto loro. No, io non l'ho nascosto. Oh, datemi il bicchiere. Mi dai sto cazzo di bicchiere. Chiudi gli occhi, Lukitz. Sono chiusi? Sì. Che numero è questo? Non lo so. Anche perché è dietro. Vabbè, prego. No, non ci credo. Cioè, ne è rimasto dai, uno. Ne è rimasto uno. Ma non prenderò quello. No, vabbè, allora vai prego. Attenzione. Oh. Quiz cultura. No. Buono. È stato fortunato. Buono. Vabbè, ricordiamo che per ora Sara con qualche dubbio ha un punto. Io adesso ti farò una domanda. No. E tu dovrai rispondere. Questa domanda è abbastanza facile, dai. Vai. Ti chiedo qual è la capitale del Canada. Facile, la so anch'io. No, Luca, ma che domanda è? Ma lo sai che in geografia non sono brava. Vabbè, così non si vede niente, copri hai la ragione. Mano. Vabbè, no, dai, vuoi dare un'opzione? Vuoi dire sì, dammi le opzioni. No, vuoi un aiuto? No, dammi Samara ha detto, dai. Capitale del Canada, no? Io la so, è facile. Vuoi chiamare un bonus? Vuoi l'aiuto da Samara? Sì, vai Samara, dai l'aiuto. Si trova in Canada, esatto. Questo è l'indizio. Ma siete cattive, mi dovete aiutare. È nel nord. Dite almeno la lettera iniziale. È nel nord. Vai, dite la lettera iniziale. Lettera iniziale? M-L. Ma non è vero! Ma non lo sanno!
Cala. Cala su. Su cosa? Quindi, lo so. E quindi c'è, perché su quindi c'è il nome da... Quella così. Oh, sì. La capitale del Canada. Come? Quella così. È Vancouver? Sì. No, no, non è Vancouver, è Ottawa. Ah! Ma la potrò mai sapere. Raga, conosciutissima, no, Ottawa. No, no, conosciutissima. Ah, facilissimo. Signori, zero per Lisa Lucchetta. Vai così, intanto sto vincendo io. Peschi, peschi, l'ultimo. Peschi. Arrivo. Peschi. Dura un attimo. Si muova. Arrivo. Prego. Verità scomoda. Attenzione, qui Samara dovrà... No, Luca, allora, si può rovinare un'amicizia, ti avviso, Raccontarci... Quando è stato l'ultimo bacio e in che situazione? Vi posso spiegare la situazione. Attenzione. Brava, Saretta, mi è piaciuto. Quindi, ultimo bacio di Samara e in che situazione? Cioè, gli animi erano bollenti. Un mese fa. E la madonna. Un mese fa. Io non ci credo. Neanch'io. Tu ci credi? Sì. Vabbè, un mese fa. Un mesetto fa ed eravamo da soli in casa. Ah, di chi? Non ti dico di chi. Ah, eravamo da soli. Ma sbaglio? E... tu ti sei lasciata più di un mese fa. Sì. Ah, magari è un bacio iniziato e finito lì, cioè, capito? Magari non è, non si sa. Però comunque eravamo da soli e mi ha baciato lui. E tu? L'ho baciato. E poi? E basta. Finita lì, poi sei uscito. Sì, vabbè, era un bacino, non è stato niente di che. Ah, e poi avete pranzato. Poi siamo usciti con altre persone. Ci crediamo? Sì. Ci crediamo? Sì. Punto per Samara! E quindi Lisa Lucchetta rimane a zero. Grande, perché noi ci taglieremo. E posso dire, quella di Lisa era la più facile. Ma non è vero! Attenzione, Sara esponde. Vado? Per la seconda. Non posso più. Vado col primo. Attenzione, altra penitenza. No, cos'è? Secondo me è verità scomoda. Cos'è? Verità scomoda. Verità scomoda, okay, anche per la nostra Saretta. Volete dare qualcosa? Ora la facciamo, ora facciamo insieme, dai. Perché qui... Vai, vai. Dammi il bigliettino. Anche perché di Sara si conosce poco. È vero, è vero. Voglio vero, sapere vero, un po' di gossip. Quindi sulla Saretta. Sentiamo. Ho paura, ho messo l'assist. Ma no, non voglio fare nomi e cognomi. No, già parte male, si dice non voglio fare nomi e cognomi. No, no, non mi piace. Dai, non nomi e cognomi, però tu mi hai fatto una domanda. Allora, Saretta. Dimmi tutto. C'è mai stato qualcosa tra te e qualche influencer italiano? Sì. Attenzione! No, però no, Cristo, no, 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 no. No, 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 non c'è stato nulla. No, sì, 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 sì. Una di noi. Brava. Io devo fare i cavoli miei, non devo dire queste cose. È solo cavoli tuoi. L'hai baciato ieri? No. Anche perché qui l'unico maschio sei tu, quindi... Problemi, problemi. Ah, quindi, ma c'è qualcosa ancora? No, no, no. Una cosa finita, no, no, già. No, non è mai iniziata. E non è mai successo nulla, in realtà. Sì, falsa. Ci fidiamo? No. Ci fidiamo? Siamo trilli. Ci fidiamo? No, direi punto. Nessuno si fida, punto non assegnato a Sara. Che no, rimane no, a uno. Scusate, io ho detto la verità. No, non hai detto no. Perché hai cambiato. Hai sì, no. Sì, poi no, poi sì. Va bene. Quindi, punto. Attenzione, perché Lisa Lucchetta... È ancora zero. È ancora zero. Prego, Lisa Lucchetta. Vai. Attenzione. È caduto? No, sì. No, no. Cos'è? No, no, cos'è? Sì, cos'è? Apri, cos'è? Apri, cos'è? Apri, cos'è? Apri, cos'è? Apri, cos'è? Apri, cos'è? Altro quiz. No, no, no. Altro no, quiz. No, no, no. Devi, no, devi no, sconfiggere no, i tuoi nemici. Quiz. No, no, no. Apri, facciamo il gruppo. No, no. Quiz facile. No. Quiz. Non fanno su geografia. Va bene. Ma apri, non so cos'è. Fai vedere. Gira, gira, fai vedere, mica che magheggiamo un po'. Quiz di cultura. Ma che palle. Bene, allora. Questa verità scomoda, la penitenza, cioè. Dai, domanda facile. Devi dirmi almeno tre nomi tra i sette re di Roma. Dai, è facile. Dai, almeno tre. Ottavio. Che cazzo è, mio nonno? Nonno Otto. Ottavio. Mi chiamo Ottavio Di Blasi. Cioè, Pasquale, Franco, dai. Vai, prego, sarà stato il magazziniero, dai, ma non lo so. Cos'è? Vai, dai. Romolo. Sì. Due. Numa. Numa. Pompilio. Oddio, sì. Vabbè, dimmi, dimmi il più importante re di Roma, dai. Dai, cosa fa? Totti. Brava. Vediamo il punto. Sì. È tutti uno. È punto. Se la metta. Sì, dai. Se la metta. Punto. Prego, Tramontana. Grazie. Campolunghi.
Ho paura. Già la vedo. Signori, è lei. Ecco, è la mia preferita. È la mia preferita. Penitenza, sicuro. Ok. Penitenza per Samara Tramontana. Dovrà andare nel corridoio dell'hotel. Luca, ti prego, Luca. E cantare un ritornello di una canzone. No, dai, sì, bello. Ma c'è la gente che dorme, i bambini. Ma se sono le 3 del pomeriggio. Ci stai? E perché la canzone proprio quella che fa bambola? Così come perfetto. Persone orrende, Luca. Prego. Io mi vendicherò, sappilo. Bambola. Col fisico perfetto. Sembra un verme. Bene. Io esco scalza, non mi metto neanche scarpe perché mi piacciono i piedi. Vai. Buonasera. Buonasera, no, Luca. Dai. No, Luca, ti prego, no. No. Per di punto, Luca, no, c'è gente. Aspetta che va via la gente, ti prego, per favore. Ok. Prego, vabbè. C'è più nessuno. Non c'è. Signori. Fai la sfilata, io direi, da lì o da lì? Da qua. Prego. Volume della voce bello alto, e squillante. Bambola. Fisico perfetto, da fattura. Sabine con te. Nessuno fa studia. A scuola, professore, ha fatto bambola. Ai 10, in amore. Basta. Adesso. Bambola, no, raga, dai. Mi caccio un urlo e entro. No. Run. Come vuoi fare una roba del genere? Punto per Samara. Attenzione, sei in vantaggio. Terzo giro. Signore, vado? Saretta, prego. Vado. Questo. Me la sento. Oh, me la attenzione. Sento. Attenzione. Obbligo, ok. E io c'ho già un bel obbligo. Chiamerai tua mamma o tuo papà, scegli tu. Chi vuoi tu? E dovrai dirle, o dirgli, dipende chi, che stanotte hai dormito con un ragazzo che hai conosciuto ieri sera. Ok, chiamo mia mamma. Chiami tua mamma, se no non viene qua. Devi farle capire che ti interessa questo ragazzo. Va bene, mi piace. E tipo che consigli per ci stanotte. Se... Vediamo. Va bene, mi piace. No, per stanotte, nel senso se dormirci ancora, no? Ok, sempre lo stesso lui. Prego, Saretta. Ciao, come stai? Ciao, Tata, bene, e tu? Tutto bene, dai, ti volevo... Sì, dai, qua ci stiamo divertendo. Ti volevo dire una roba che dico a te perché non voglio dire al papà, ok? Allora, ieri sera, siamo andati a fare serata dell'RDS Summer Festival, ok? E solo che c'è un problema. Cosa, Sara? Che alla fine ho dormito... Lisa se n'è andata nella camera con Luca, ho dormito con un altro tipo che ho conosciuto lì. Ma non dire cavolate, dai. Giuro. Non scherziamo. Giuro, te lo giuro. Sara, no. Ma il problema è, secondo te... Sara. No, perché... Un pochino... Chi è questo tipo? Un pochino, sincero, mi piace. Però secondo te, stasera Sara. Devo... secondo te, stasera devo tornare... Chi è questo tipo? Non mi ha risposto. E dopo ti mando una foto, No, Sara, cioè, non è... Dopo ti mando foto di uno bruttissimo. Scherzo. Eh? No, serio, non sto scherzando, veramente. Ma in generale, qual è il problema? Cioè, secondo te non è una cosa da fare? Ma secondo te? Ok, ascoltami un secondo. Urgente. Sara, dimmi tutto. No, cioè, hai solo dormito, vero? Ovvio. Ma perché, scusami, dovevo venire a dormire in casa? Cosa lì? Perché eravamo molto amici e ci trovavamo bene. Eravamo? Ho visto un film, si chiama Contrattempo. Non dire cavolate, Sara. Non mi fai preoccupare, per favore, dai. Sara, dille che stasera torna da te. Ma la cosa è, stasera, secondo te, perché io mi ci sto sentendo alla fine con questo, cioè, mi sto scrivendo. Secondo te, stasera devo farlo... No, secondo te devo farlo... Mi stai prendendo in giro? Ascoltami un secondo. Oh, devi darmi consigli, sei mia madre. Ascoltami un secondo. Allora, ascoltami un secondo. Secondo te, ascoltami un secondo, urgente. Secondo te, stasera, devo dire di venire qui o no? Ma secondo te, cosa ti dico? Aspetto che no. No, dopo gli scrivo e gli dico di venire qui, dai, l'ha capito. Bene, Lisa, dico. va bene, comunque ti devo dire una cosa. Secondo te, io vado all'RDS Summer Festival e sono lì con gli altri e mi porto una persona inesistente a casa, ma secondo te... Non ho capito niente, Sara. È uno scherzo. Ciao, mamma! Ciao! Stavo sudando freddo. Ma, va! Sai quante volte... No, sto scherzando. Ci penso io, la tengo d'occhio io. Vabbè, allora, dai. Comunque è uno scherzo, tranquilla. Sara, è uno scherzo, vero? Sì, è uno scherzo, stiamo qua noi, è uno scherzo. Dai, anche tu non far la birichina. Dai, mi raccomando, comportati bene, salutami tutti, siete tutti bravissimi.
Grazie. Prego, Lisa Lukic, secondo punto per la Saretta. Due punti per Samara. Fai schifo. Sei ma tocca ancora un punto. Devo ancora farlo. Quiz. Se c'è ancora quiz, ragazzi, volo. Aspetta. Penitenza, penitenza. Apri, apri. Ok, mi piace. Finalmente, finalmente. Penitenza. Siccome siamo all'ultimo giro, dovrai fare una gara. Con chi vuoi tu tra loro due? No. In corridoio. Ok, mi piace. Mi vabbè, piace. Una gara di velocità. Ok. Contro chi vuoi farla? Con Sam. No, dai. Samara! Vai, vai. La partenza sarà esattamente da qui. Arbitro, sei pronto? Tutto! Non vale. Perché? Perché no? Perché? Dai! Ah, ti ballavano? No, no, no. Vince! Vince! Secondo punto. Prego. Tutte in stanza. C'è il match point adesso, Samara. Che cosa dice sta camera? Sembra una stalla. Per il match point, signori. Samara, tramontana. Se io faccio questo, ho vinto. Scegli bene. Questo. Il primo. Sì. Quiz di cultura generale. Non vale, non vale. No! Dammi. No, non lo voglio più fare. Dammi. Questa è facile. No. Questa è facile, puoi chiudere. Sì, però se non la fai facile, allora, io non gioco più. Sei italiana? Sì. Tu adesso dovrai dirmi. Non t'azzardare, eh. Dovrai dirmi quante coppe del mondo ha vinto la nazionale italiana di calcio. Sì, che lo so. Io non sono un'intenditrice di calcio. Ma forse anche 11. Lo so, sto scherzando. 11! Ma porca miseria! No, ma i mondiali si giocano ogni 4 anni. Ah, eh? Che facciamo? Lo sapevo. Quindi, vuoi dire un'altra risposta? 5. No, andiamo al terno all'8. Buonanotte! 4 mondiali! 4 e 20? Sì. Porca, vabbè, niente, guarda, dopo aver detto 11 veramente. Vabbè, però Luca, cioè, come se ti faccio domande sul make-up. Ma non c'è... Noi stiamo parlando la nazionale italiana e la storia del calcio italiano col make-up. Chiaro, stiamo sul serio paragonando... No, stiamo veramente... Signori, no, qua mi agito. Dai, diciamolo, sì, lo stiamo paragonando. Stiamo paragonando una Coppa del Mondo al make-up. No, diciamolo, stiamo paragonando la Coppa del Mondo al make-up. Sì. Allora, io volevo dirti, non sono intenditrice di calcio, quindi a me fondamentalmente non è che me ne freghi più di tanto di cosa ha vinto, cosa non ha vinto. Detto ciò, siete tutti a due. Okay. E quindi pareggio. No, signori, via il bicchiere. Basta, Lu, veramente. Via il bicchiere, via i biglietti. Cosa fai? Via anche il bicchiere. Ma questa è camera mia, infatti. Camera nostra. Prova finale, il conduttore decide. Jolly! Ma cosa vuol dire? Se ha sempre deciso. Cosa, cioè, Jolly. Il conduttore decide. Io adesso vi sottoporrò a devo pensare cosa. Buono. E chi vince l'ultima sfida sarà la vincitrice di questa challenge. Vai. Abbiamo il contenuto dell'anno. Sfida in corridoio tra tutte e tre. Ragazze in corridoio. Ma non ci stiamo neanche. Ma veramente sfida in corridoio? Ragazze in corridoio. Io ti odio. Io perché faccio queste cose? Mi viene la malsana idea di fare queste cose qua. La malsana idea di fare queste cose qua. Attenzione. E qua voglio una grande sfida. Facciamo passare prima Luca. Aspetta. Passa Luca. Che ha il telefono. Allora. No. Attenzione, colpo di scena clamoroso! Sì, sì, Serena che mi ha pregato. Fuori in corridoio. La porca miseria. No, porca. Solo perché ci fai pena, Luca, ma veramente. Grazie. Però hai visto con che mossa ti ho fatto uscire? Madonna. Luca, prima fare ancora, mi sono rotto. Allora, signori. Ma non ci stiamo, ma facciamo ancora. Adesso la prima che prenderà questa carta al mio via sarà la vincitrice. Vai. Anzi, dici via. La carta io. Sì, vabbè, così però ci stiamo per terra. La lascio a terra. 3, 2, via! Ball position! Vinto Samara. No, ma siamo in tedesco. Ha vinto Lisa. Io no, non cedo. È arrivata prima lei perché io poi l'ho spinta. La copertina è questa. Tutti in campo. Via. Adesso annuncerò il vincitore. Allora, è stato un duello fino alla fine. Non si è capito effettivamente. Cioè, Lisa è arrivata prima, ma Samara ha preso la carta. Però la regola era prendere la carta. Quindi, la vincitrice di questa sfida è... Sara! Ma non vi
perché? Cosa applaudite? Cioè, vabbè. Sono contenti per lei. Ma yeah. Scusa, su che base dovrebbe aver vinto la sfida finale? Appunto. Le false partenze. Le false partenze. Scrivete voi qui sotto nei commenti, secondo voi chi è stata la vincitrice? Secondo te chi è stata? Lisa. Secondo te? Samara. Secondo te? Io. Giusto. E secondo me, premio conduttore, sì. Potrebbe dare sempre un premio al conduttore. Sempre lo stesso. Signori, se siete arrivati a questo punto del video, mi spiace per voi. Mi spiace per voi che avete assistito a questo scempio. Se ti è piaciuto questo video, iscriviti al canale, condividi e metti mi piace. Ciao. Mi raccomando.